fatto a non vedere l'assistente quel rigore che tutti avrebbero visto, insomma, ma comunque. Allora, i complimenti a Ciro, non mi posso espellere l'arbitro. Allora, De Cesare, no, un'occhiataccia da parte dell'arbitro dallo spogliatoio me l'ha fatta. De Cesare, complimenti da parte di tutti, ci eravamo visti stamattina, ieri in aeroporto, tu avevi detto vedrai, vinceremo, vedrai, segnerò. Avete vinto, hai segnato, assist, eroe della giornata. Sì, sono contento, al di là di tutto volevo fare un attimo, volevo sottolineare che la vittoria va dedicata ai ragazzi che sono rimasti a Napoli e che non sono potuti venire. Anche a quelli di Milano che non sono riusciti a partire. Non sono riusciti a venire per causa maltempo. Poi come hai detto tu è stata una partita molto difficile, una squadra veramente ben messa in campo, ci ha aggredito dall'inizio fino alla fine, però noi siamo stati in palla tutta la partita, siamo andati in vantaggio, anche col pari eravamo sempre in partita. Soffrendo un po'. Soffrendo, vabbè, normale, questo è un campionato che purtroppo bisogna soffrire, però alla fine si è rilevata che siamo una squadra. Abbiamo dimostrato di essere superiori e alla fine abbiamo vinto, meritatamente penso. Ecco, raccontaci l'azione del gol, perché insomma se te ne sei andato all'Alberto Tomba, seminato due avversari e poi grande assist a Munar. Sì, è stata una palla, ho preso una palla, la verità avevo paura che Munard andasse in fuorigioco, però è stato bravo anche lui. Gli ho dato una palla in corridoio, lui è stato bravo a metterla dentro e così abbiamo chiuso la partita, però è stata una bellissima azione. Io stavo bene, venivo da tre stop consecutivi, mi sentivo bene, ho lavorato e oggi si è visto che stavo in palla e ho fatto una buona gara. Ti passo lo studio, domande per De Cesare. Ciro, sono Vessicchi, innanzitutto complimenti per la prestazione. Domande? Complimenti per la prestazione, soprattutto per l'approccio che hai avuto alla partita. Sicuramente l'uomo migliore in campo insieme con il portiere del Salerno Calcio. Ma permettimi una domanda. Giocava meglio la Battipagliese di questo Salerno Calcio però, eh? No, vabbè, questo è cattiveria, Vessicchio. No, vabbè, questo sono due campionati diversi. È normale che quando si affronta il Salerno Calcio e le squadre vogliono fare sempre belle figure e tu cerchi, il nostro gioco va un po', diciamo, non si ve, cioè si fa fatica, però noi l'obiettivo nostro è solo uno solo, è quello di arrivare, di vincere il campionato. Poi è normale che ci sono partite dove puoi far bene e partite dove soffri come oggi, però comunque vinci. Domande? Intanto Ciro apro una piccola parentesi, perché Vessicchio elogia quella Battipagliese dove tu hai giocato all'inizio campionato con quell'allenatore che lui ha sempre criticato, quindi adesso ammette che era una bella Battipagliese che giocava molto bene. Ma era bene. De Cesare che faceva la differenza. Ma De Cesare fa la differenza se c'è una squadra che gioca bene. Aperta e chiusa la parentesi sulla Battipagliese per la gioia di Vessicchio, vorrei chiedere a Ciro, a un certo punto della gara, Ciro, Munardi ha dato una serie di palloni in profondità e, come si suol dire, ti ha fatto fare un cuore così, perché tu dovevi allungare la squadra, tenere palla, mettere in difficoltà gli avversari, e l'hai fatto molto bene. Dico, segno anche di una condizione atletica che evidentemente in questo momento ti sorride, non solo per la sosta che evidentemente per la sosta forzata che hai dovuto fare per via della squalifica. Sì, hai detto bene, è normale che c'era un po' di difficoltà. Sì, hai detto bene, è normale che c'era un po' di difficoltà a gestire la gara, è normale che dovevamo un po' far salire i centrocampisti e un po' i difensori, perché loro ci stavano un po' schiacciando. A tratti l'abbiamo fatta abbastanza bene, però ripeto, è stata una partita di sofferenza, una partita molto molto importante, una partita che vale doppio secondo me,
Ripeto, sono stracontento della vittoria che abbiamo fatto qua, perché non è facile vincere su sto campo. Quanto diciamo, ci tenevi a fare bene dopo tre giornate di squalifica? Sai, voglio dire, qualcuno anche un po' storto il muso, insomma, De Cesare se la poteva risparmiare quella sfuriata, la squalifica, cioè. Vabbè, la gente è normale che da me si aspetta tanto. Io come già detto in precedentemente, il gesto che ho fatto secondo me non sono da tre giornate, però adesso è passato, è tutto dimenticato. Sono qua pronto per dare un approccio alla squadra. Oggi sono riuscito, sono contento, ringrazio tutti i miei compagni, l'allenatore, lo staff che mi ha tenuto sempre in palla. È stata una grandissima vittoria di gruppo oggi. Senti Montervino come ignorante. Montervino ha detto a De Cesare: vuoi una mano a parlare? Oggi Montervino, come dire, si è fatto riconoscere, certo, anche lui oggi, siamo a Cambridge. Ha cercato anche di scuotere la squadra, no, certo, stavate soffrendo un po' troppo. Sì. Montervino è un giocatore che non so io a discuterlo, è un giocatore che a Salerno ha dato tanto e sta dando tanto. Ripeto, è una vittoria di gruppo, sono contento. Adesso dobbiamo pensare alla prossima settimana, che è un'altra partita molto difficile. Senti, il rigore che voi avete invocato, l'arbitro non vi ha concesso? Secondo me, è un rigore netto, perché la mano l'ha spostata, cioè secondo me è netto, però l'arbitro non se l'ha sentito, va bene così. Non se l'ha sentito, non l'ha visto? Non lo so, io il guardaline l'ha visto, perché ci ho parlato con il guardaline e l'arbitro, ripeto, non so. Quindi se lui l'ha vista e ha detto sì, che non era. Secondo me, proprio bloccare la palla con le mani. Mi date un pallone così lo blocco con le mani e facciamo vedere agli arbitri come, quando è il rigore, cioè bloccare la palla con le mani è il rigore, se la toccano nel rigore. È una valutazione che purtroppo bisogna accettarla. Mi dicono di non fare così, non l'ha vista. Bisogna accettare, allora è meglio ma l'ha visto fare... in guardalinea, però questo lo posso assicurare, però va bene così, l'importante è che alla fine abbiamo vinto. E adesso, se noi giudichiamo i giocatori, dobbiamo giudicare anche gli arbitri. Vabbè, questo è il vostro mestiere. Cesare, dimmi, allora questa partita hai detto vale doppio e poi chiudiamo. Oggi il Salajus ha battuto il Marino. Sì, è una grandissima vittoria, come ho detto prima, è una vittoria doppia. Aspettavamo questo risultato, adesso siamo virtualmente a più 6. E penso che domenica possiamo fare ancora 3 punti per allungare e cercare di portare questa squadra dove merita. Intanto Susini ha perso il telefono, stanno cercando di rintracciarlo. Voglio fare un appello, se mi permetti, sì, di dire una cosa alla gente, che domenica comunque la squadra ha bisogno di tutto l'apporto della gente, perché questa è una squadra che sta facendo degli sforzi enormi, la società uguale. Dobbiamo remare tutti quanti domenica, dobbiamo incitare questa squadra, perché noi abbiamo bisogno della nostra gente. Bene, De Cesare, grazie, complimenti. Voi, grazie. La maglietta a chi l'ha regalata? Maci Pigliati. Grazie. Ciao. Una conclusione alla sua maniera, ringraziamo Gianluca Franco. Noi credo che non abbiamo più nessun altro da